potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Gesù ci invita alla continua conversione del cuore, perché cambi la nostra vita sugli ordini del Vangelo. Chiediamo perdono per tutte le nostre resistenze alla sua parola di vita e di eternità. Riconosciamo perciò i nostri peccati. Pietà di noi, o Signore, mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Custodisci, Padre, la tua Chiesa con la tua continua benevolenza. E poiché a causa della debolezza umana non può sostenersi senza di te, il tuo aiuto la liberi sempre da ogni pericolo e la guidi alla salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, e non proclamavano la parola a nessuno, fuorché ai Giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai Greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con un cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era, e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo, lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Ripetiamo insieme, genti tutte, lodate il Signore. Genti tutte, lodate il Signore. Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Genti tutte, lodate il Signore. Iscriverò Rab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. Genti tutte, lodate il Signore. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato. E danzando cantiranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Genti tutte, lodate il Signore. Thank you.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola». Parola del Signore. Ma fino a quando
terrai il nostro animo nell'incertezza, se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Ma Gesù in realtà lo aveva già detto più volte, lo confermerà con le sue parole, ma lo stava dicendo in quel momento con il gesto, anche questo non deve passare inosservato, di passeggiare nel Tempio. Anche questa non è un'informazione estemporanea, è importante. Gesù ha il diritto di stare nel Tempio, perché se il Tempio per gli ebrei era il luogo della presenza di Dio, lui è Dio, è nel Tempio, è proprio lui la presenza di Dio, la rivelazione di Dio. E i giudei lo raggiungono nel Tempio, ma non capiscono questo suo stare nel Tempio, questo passeggiare sotto il portico di Salomone, e chiedono: fino a quando non dirai veramente a noi chi sei? Ma Gesù lo stava dicendo con le parole, lo stava dicendo con questi gesti simbolici per di camminare nel Tempio. E poi Gesù dice: io ve l'ho detto, ma il problema non è che io non ve l'abbia mai detto, e anche ve l'ho dimostrato con le mie opere. Voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Allora Gesù svela una verità molto importante. I giudei non sanno, fanno finta di non sapere chi è Gesù, non perché Gesù non lo ha mai detto, ma perché non credono. E quindi hanno dei pregiudizi, come chi vorrebbe sentirsi dire da un'altra persona ciò che l'altro ha già in mente. Loro hanno in mente quello che vorrebbero sentirsi dire da Gesù, cioè il contrario di quello che Gesù diceva. Ma Gesù afferma la verità, e loro che non credono a quello che Gesù dice sono sempre gli uffici vivi nel loro pensiero, il rifiuto della verità che Gesù rivela, anche se glielo chiedono continuamente, non perché non l'hanno capito, ma sperando che Gesù cambiasse discorso e cambiasse insegnamento. No, Gesù ripete e dice ancora quello che ha sempre detto e che lui hanno sentito dire, hanno anche visto con le opere che Gesù ha compiuto, ma siccome non credono, non riescono ad accogliere quello che Gesù dice, non quello che loro pensano. I pregiudizi sono come un muro, un ostacolo, un impedimento a capire quello che l'altro sta dicendo. E quindi non si riesce ad aprire il cuore e la mente nell'ascoltare la verità che l'altro sta annunciando. Questo è strettamente collegato con la verità che Gesù ha detto di se stesso, lo abbiamo meditato ieri: io sono il buon pastore. Dicevamo, il buon pastore è il pastore vero, il pastore modello. E abbiamo visto alcuni tratti del vero pastore, del vero educatore. Oggi direi quasi a sigillo di quello che Gesù insegna come pastore buono e indica come via da seguire, come modello da imitare per chiunque ha un piccolo grande gregge da nutrire, da accompagnare. Dice una cosa bella, importante, che lui è un pastore modello perché le cose che dice le fa. Lo dichiarano i giudei, ve l'ho detto, e le opere che io compio nel nome del Padre mio mi danno testimonianza. Chi è allora il vero pastore? E chi è il vero educatore? Chi merita di essere davvero seguito, imitato? Chi è coerente nella propria vita? Gesù dichiara ai giudei tutta la sua coerenza, perché c'è una perfetta continuità tra quello che dice e quello che fa. Quello che lui annuncia è quello che poi con le opere compie, le opere della sua vita, il suo stile di vita, il suo comportamento, ma anche le opere verso gli altri, nelle quali opere incarna quello che lui insegna come verità. Allora il vero educatore, il vero maestro, il vero pastore è colui che dà seguito alle sue parole, dimostrando con la vita, e quindi in modo molto visibile, tangibile, verificabile, concreto, visibile, appunto quello che ha insegnato, perché lo vive in prima persona. Cioè chi testimonia non è uno che insegna agli altri, è uno che già ha insegnato a se stesso, e di quel suo insegnamento ne fa solo lui in prima persona, dando l'esempio con la sua vita della verità di quello che lui ha insegnato agli altri.
E qual è il modo migliore per insegnare ed essere veramente credibili nei confronti degli altri? La continuità, la coerenza, la concordanza tra le nostre parole e le nostre opere, il nostro stile, il nostro comportamento e le nostre scelte. E quanto è importante questo per una famiglia, per i genitori, per ogni educatore, per noi sacerdoti, dare l'esempio di una vita vissuta e fondata sulla verità che uno vuole comunicare anche agli altri è fondamentale. La comunicazione non è un fatto verbale soltanto, io comunico perché in questo momento sto dicendo delle parole. La comunicazione vera, quella più completa, è quella che passa attraverso il canale della persona, con tutto ciò che la persona è. Perché se la comunicazione può essere credibile e può essere creduta, è perché è coerente nelle parole, nelle opere, nel modo in cioè in cui uno poi dà seguito e mette in atto quello che insegna. Ecco che cosa dice Gesù per coronare la verità della sua vita come maestro vero. E quando dopo Gesù dice le mie pecore ascoltano la mia voce, non vogliono credere, ma le pecore che ascoltano, che mi seguono, mi ascoltano perché? Mi ascoltano perché? Perché sanno riconoscere questa coerenza della mia vita. Quando Gesù dice ascoltano la mia voce, significa noi quando ascoltiamo la voce di una persona, la riconosciamo dalla voce. Le pecore riconoscono Gesù, non dalla voce come suono vocale, ma dalla voce della sua vita, lo riconoscono. È lui, perché lo riconoscono per questa sua caratteristica di perfetta integrazione di ciò che insegna, di ciò che vive. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Noi molto spesso siamo un po' delusi nella nostra vita perché non ci sentiamo ascoltati. Anche con i figli noi raccomandiamo sempre di essere ascoltati. Ma quando meditiamo e quando l'altro più facilmente ci ascolta, e qui quello che conosciamo bene tutti, ma sempre è emblematica come verità annunciata da San Paolo VI nell'Evangelio Nuziale sulla missione della Chiesa, dove diceva e dice ancora a noi oggi questa verità, l'uomo d'oggi, lo diceva 50 anni fa in più, ma vale anche per oggi, vale sempre anche per domani, l'uomo d'oggi ascolta molto più volentieri i testimoni che i maestri. E se ascolta i maestri è solo perché sono testimoni. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Lui è il maestro, ma non come i farisei ipocriti, Gesù li riprovera di questo, che dicono e non fanno. Gesù è il vero rabbino, è il vero maestro che si qualifica e si fa riconoscere e ascoltare dalle pecore proprio per questa verità della coniugazione intensa, fitta, indissolubile, inscindibile nella sua vita tra l'insegnamento, la dottrina e le opere che lui compie. Allora, concludendo questo passaggio del capitolo 10 sulla rivelazione di Gesù come buon pastore, ci viene consegnata una pagina importante di pedagogia che dovremmo valorizzare molto, e questa conclusione del dire che il vero maestro alla fine dei conti è davvero colui che insegna con la vita, rimane un'epigrafe fondamentale da leggere, scrivere e leggere a carattere comitato per non dimenticare mai questa verità. E quando noi non ci sentiamo ascoltati da qualcuno, più che rimproverare chi non ci ascolta, faremo meglio e faremo bene a fermarci un attimo e a chiedere a noi stessi perché l'altro non mi sta obbedendo, ascoltando, e forse soffrire perché è in noi il problema della mancanza di ascolto, è in noi forse quella incoerenza che non sempre, o meglio quando è tale, non ci permette mai di essere creduti e ascoltati come maestri, perché non siamo dei buoni testimoni.
professiamo la nostra adesione alla parola con cui Gesù si rivela continuamente nella nostra vita. Crediamoli con tutto il cuore e soprattutto con l'adesione delle nostre opere, della nostra vita, delle nostre scelte. Per questo diciamo insieme, ascoltaci il Signore. Ascoltaci il Signore. Per tutti i credenti in Cristo, perché si sentano missionari ed evangelizzatori, superando ogni pregiudizio culturale e razziale, preghiamo. Ascoltaci il Signore. Per tutti i fratelli di fede che portano il nome di cristiani, perché siano consapevoli del significato e delle esigenze di questo nome, preghiamo. Ascoltaci il Signore. Per i cristiani soltanto di nome, ma non di vita, perché siano aiutati dalla fede di tutta la comunità veramente credente a riscoprire la loro vocazione originaria, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti noi radunati intorno alla mensa del Signore, perché nell'Eucaristia facciamo esperienza viva di Cristo e siamo pronti a seguirlo nella via dell'obbedienza al Padre e dell'amore ai fratelli, preghiamo. Ascoltaci, Signore, fai che l'ascolto della tua parola non sia esteriore per la nostra vita, ma possa essere germe fecondo e vita nuova. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Oh,
per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e prese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la risurrezione e l'attesa della tua volontà. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gerardo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli sulla nobiltà, della speranza e della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, a mettere a godere la luce del tuo volto. Di noi, tutti alla misericordia, donaci per parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine di Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, nei tempi del furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la libertà dei figli di Dio, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Muoveremo in tua presenza, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il vostro Spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e di sua salvezza.
pregate. Esaudisce, oh Signore, le nostre preghiere, la partecipazione al mistero della redenzione, ci dia l'aiuto per la vita presente e ci ottenga la felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Seguite la voce del buon pastore, andate in pace. Rendiamo grazie.